Buongiorno, infatti speriamo di non essere noiosi, io cercherò di essere breve e abbastanza focalizzata sulle cose che vorrei comunicarvi di questa presentazione. Allora, siamo io, Paolo Rotici, io sono Marina Terenzi e Claudia De Salvo e presentiamo il nostro corso di Erasmus Plus a Spalato, in Croazia. Il corso, nell'ambito del nostro progetto di Training to be a Citizen, ovvero di un corso metodologico per l'insegnamento dell'educazione civica. È erogato presso questa scuola di primaria, che dopo vi spiegherò il modo in cui sono organizzate le istituzioni scolastiche in Croazia precedente. Spalato è una città che si trova in questa lingua di terra e quindi circondata dal mare ed è costruita interamente intorno al palazzo di Diocleziano che è stato costruito nel IV secolo dopo Cristo. Abbiamo seguito questi corsi che inizialmente, vi dicevo, sono stati erogati da una scuola elementare perché il percorso di educazione in Croazia è suddiviso in scuola dell'infanzia, scuola elementare che dura 8 anni, quindi non è diviso come la nostra in due cicli, elementari e primaria. E in questi 8 anni sono divisi in due parti, la prima parte di 4 anni è erogata da un maestro unico e la seconda da vari insegnanti delle varie discipline e poi c'è la scuola superiore. Comunque, questo era per dire che noi ci trovavamo in questa scuola privata che si trova in un sottoscala. La scuola, siccome la città è molto piccola, le scuole ci avevano indicato sono dislocate nei quartieri, quindi non sono un'unica scuola, ma sono delle piccole stanze, aule, dove quel gruppo di studenti si reca per avere la sua lezione. Allora, inizialmente questo insegnante, essendo che stavamo realizzando un corso di digital storytelling, ci ha accolto dicendo che quando noi vogliamo passare un contenuto, perché questo sia più sentito, più partecipato e più assimilato, noi potremmo descriverlo facendo sentire agli studenti, creando un contesto e quindi. Lei ha parlato di far sentire il vento nella mente della persona che riceve il messaggio e allora io l'ho associato al fatto che comunque ci troviamo in questo luogo, se fossi stata a Milano magari avrei detto far sentire il tram che passa nella via e invece no, il vento nella tua testa. L'altra cosa caratteristica è che proprio appena siamo arrivati, l'insegnante ci ha detto, noi tutti trafelati, venivamo da Milano, viaggio, eccetera, ci ha detto pomalo, che vuol dire rilassati, stai tranquillo, take it easy. Quindi questo è il mood della località in cui ci trovavamo. Niente, come introduzione io farei vedere direttamente il video realizzato, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo imparato e applicato dei tool, delle applicazioni per appunto realizzare queste narrazioni digitali. E la prima esercitazione era stata appunto, non la prima, la seconda, però la visita alla città, la consegna di un format su dei punti da toccare per realizzare la nostra narrazione digitale con questa applicazione per fare video che si può scaricare al cellulare che si chiama Vita e ve la faccio vedere perché è anche introduttiva della città, insomma, di dove ci trovavamo. Spero che a casa si senta. Welcome. Let's see together this fabulous place. We are showing you the place, but before entering, please touch the golden door and make a wish. The emperor, your question, built this Roman palace in the 4th century. It was a shape of a rectangle with 4 gates. The golden gate, silver gate, the iron gate and the brass gate. It's the only Roman palace in the world, so good preserved and with people living inside. Let's go to the Golden Gate, the VIP entrance. The peristyle is the central square of the palace later. It became a religious place center. The mausoleum is a place where Diocletian was buried
It is an octagonal building which means infinity. Later, the cathedral will be here. The entire world here and with is structure. This is the original Jupiter's temple, but later it was transformed into a baptistery. Inside there was a baptismal font. Now it's inside the cathedral. Finally, this is the place where people live and tourism go on. Thank you for being with us. I hope you enjoy it. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok, e questo niente era una delle prime esercitazioni che abbiamo svolto. C'è da dire che ci facevano lavorare molto in gruppo e comunque questo è stato svolto in un'ora e mezza. Ecco, il gruppo era formato da una ventina di persone di 5 nazionalità differenti e non tutti erano insegnanti di lingua inglese, quindi come noi tre non è che il nostro inglese era perfetto, però siamo riusciti benissimo a lavorare insieme, suddivisi per gruppi. Ecco, questi sono i focus su cui si è concentrato il lavoro, che pur essendo l'atmosfera rilassata che vi dicevo, in realtà le attività erano brevi ma molto concentrate. Cioè, per esempio, per dire, quel video l'abbiamo realizzato in una mattinata 2 ore di riprese nella città e 2 ore mi pare che ci è andato per realizzare il video. E ognuno di noi parlerà di questa parte, questa è la mia parte in rosso, Claudia ci parlerà di altre storytelling, video, progettazioni e attività con i QR code e poi Paolo ci parlerà anche della cultura della Dalmazia. Questo è, sì, punti di forza e punti di debolezza. Allora, metodi e strumenti, ragionamento sulla metacognizione, comprendere quanto è importante la creatività, l'immaginazione, la fantasia nell'insegnamento, la motivazione dei studenti, il coinvolgimento, queste insomma piccole frasi che ho colto dagli appunti. C'è da dire che in realtà si trattava appunto di attività che potevano essere adatte ai bambini della scuola che vi dicevo prima, no? Quindi del ciclo della nostra primaria e secondaria di primo grado. In realtà invece non l'ho messo proprio come un punto di debolezza, perché come ci hanno detto i maestri alla fine, perché a noi non piace fare le cose che fanno i ragazzi, ai nostri ragazzi non piacciono le cose che fanno i bambini, e vi farò vedere perché. La prima cosa su cui anche ci hanno fatto lavorare è stata il Treasure Hunt Activity and More, cioè le cacce al tesoro. E in questa applicazione, Gosh Case per esempio, che queste applicazioni, a parte alcune che vi dirò, sono direttamente su internet, non c'è bisogno neanche di scaricarle, sono dei siti. E se tu vai qui puoi realizzare veramente in brevissimo tempo, puoi creare un gioco. Insomma, la competizione, ci hanno spiegato che noi non la utilizziamo molto a scuola, però che attiva, ti rende volonterosi, soprattutto ai ragazzi. E quindi qui, anche noi l'abbiamo sperimentato, con brevi 5 minuti, 10 minuti, puoi realizzare una piccola gara, una piccola competizione da far fare poi ai tuoi compagni di gruppo. Praticamente tu hai una serie di app che già esistono, per esempio io cerco quelle di arte. Cosa c'è? Ci sono linee del tempo, tu puoi costruire un sacco di materiali da somministrare agli studenti. Per esempio a costa test, piccoli questionari, a costa l'immagine, alla definizione, all'autore, eccetera, oppure riempi gli spazi. Però volevo farvi vedere che è semplicissimo. Praticamente noi abbiamo passato le giornate a conoscere e sperimentare queste cose. Ecco, questi giochi, per esempio, di accoppiamento di figure con i nomi sono... Anche qui sembra una cosa elementare per i bambini piccoli, invece si può fare anche con semplici esercitazioni
Questo qua l'abbiamo fatto noi pochi minuti, ecco, giusto per vedere come funzionava. Learning Apps, ecco, l'altra applicazione che io, vabbè, Vita è quello che vi dicevo prima con cui abbiamo realizzato il video, quindi col cellulare puoi tagliare, mettere musica, eccetera. Invece Pickback, che ho trovato molto interessante e ho già utilizzato in un UDA con la mia classe terza, e volevo farvi vedere il risultato. Vi interessa? Sì. Allora, Pickback è un'applicazione che si scarica sul cellulare, è molto semplice, acquisisci delle immagini e realizzi uno stop motion, ovvero tu puoi animare cose inanimate. Abbiamo fatto degli esempi con degli oggetti, ma poi abbiamo realizzato il nostro piccolo video su Spalato. La tua esperienza, Spalato, anche qui è una cosa che fai veramente in pochi minuti. Marina, Claudia and Paolo went to sleep. They found everything lovely, also the seaside. Vabbè, questo per farsi due risate, però in realtà poi io ho realizzato con la mia classe in uscita didattica, dove abbiamo visto Cenacolo e due edifici di Bramante, e allora ho chiesto loro di realizzare in 3 ore, gli ho dato solo 3 ore, e a gruppi, hanno lavorato in gruppo. Questa è la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, costruita a Bramante nel 1433 per volere di Gian Galeazzo Sforza. È un capolavoro dello stile prospettico rinascimentale italiano. Vabbè, ce ne ho 2 o 3, adesso ve ne faccio vedere un po'. Welcome to the San Satyrus Church. Wow, the perspective effect is so stunning. Now I can see that the church isn't that big. Altre lezioni, soprattutto a fine corso, ci hanno mostrato qualcosa sulla metacognizione, che ora vi spiego. Per esempio ci ha parlato il maestro, cosa rende un bravo maestro un grande maestro, cosa hanno risposto i ragazzi? Un bravo maestro mangia la mela, che vuol dire che ha abitudini sane e comunque è umano, quindi lui mangia, non è un robot che sta qui, si può parlare. E l'altra cosa divertente è un bravo maestro canta, e quindi anche noi abbiamo cantato. Anche in questa occasione. Questo ce l'aveva fatto fare anche la maestra del corso di inglese attraverso Lyric My Read. Com'è che si chiamava? Ci faceva cantare anche lei. E forse quelli che hanno risposto non io avevano sentito. Sì, probabile. Comunque queste cose mi sembrava carine dirle. Cosa pensano i ragazzi degli insegnanti? Che per essere un bravo insegnante intanto devi amare, aver voglia di imparare, e poi questa mi è sembrata molto interessante, capire che i studenti hanno una vita dopo la scuola. Sì. Cosa motiva gli insegnanti a lavorare? Invece qua è venuto fuori i soldi, vacanze e in ultimo aiutare gli studenti. Cos'è per noi un bravo studente? Questa è una domanda che lascio aperta a voi. Ah, ecco, sì, questi esercizi sulla metacognizione. Allora, cosa dicono questi maestri croati? Dicono intanto che usare la musica ti permette di entrare in un'atmosfera positiva, oltre che a creare un buon rapporto di gruppo, perché comunque se canti devi cantare bene anche per far venire bene la canzone, quindi lavorare tutti insieme, e mettono la mente in uno stato, in un buon stato mentale. Questo video è molto carino, però non ve lo faccio vedere, dove con disegni veramente elementari ti dice lo stagno, e praticamente ti mostra, è un esercizio di training autogeno per bambini, e ti spiega come accettare l'ossitocina, che è l'ormone dello stress, accettare lo stress
e tutti i sentimenti, cioè tu non sei il sentimento che stai provando in questo momento. Per esempio, se ti fa vedere il pesce arrabbiato, dice: noi non siamo il pesce arrabbiato, noi siamo lo stagno, e quindi noi dobbiamo contenere e guardare da fuori. Cioè spiega questa cosa con un modo molto divertente, che quindi noi non siamo il pesce arrabbiato, tu sei lo stagno, quindi lascia che tutti i tuoi sentimenti fluiscano senza che uno tu diventi uno dei sentimenti, che può essere anche quello cattivo. Lei ha fatto un po' le parti più tecniche, io un po' più in generale su altre due cose che abbiamo fatto. Allora, intanto cos'è lo storytelling? Cos'è lo storytelling? Ovviamente l'arte di raccontare qualcosa, che sia una storia. L'arte, nel suo vocabolario c'è scritto affabulazione, l'arte di scrivere, raccontare storie catturando l'attenzione e interesse del pubblico. Perché la cosa importante, appunto, in una lezione non è solo spiegare, dire le cose, cioè la parte, insomma, nozionistica, ma anche, cioè, interessarli e raccontare qualcosa catturando la loro attenzione, perché sennò si annoiano. E quindi, catturando la loro attenzione, succede anche a me che se una cosa mi colpisce poi mi rimane impressa, quindi me la ricorderò per tutta la vita. Quindi diciamo che l'arte di raccontare è perché si vuole che qualcosa che poi rimanga per sempre. In questo caso si parla di digital storytelling, quindi un racconto fatto in maniera digitale, quindi con tutte le applicazioni che si possono conoscere, perché ovviamente andando avanti con l'informatica, con digitalizzazione, i ragazzi d'oggi, forse purtroppo, secondo me, perché a volte è bello anche fare le cose in vecchia maniera, comunque loro sono ragazzi digitali, quindi per farli interessare bisogna comunque applicare nuovi metodi, che è quello che noi abbiamo preso in questi giorni di corso, insomma, avere un'innovazione didattica anche sia per loro ma anche per noi, comunque, perché anche noi siamo stimolati a raccontare in maniera diversa. Quindi questo strumento del digitale è efficace per raccontare anche, appunto, una lezione in maniera diversa, in modo tale da catturare l'attenzione. Sì, tra l'altro, scusa Claudio se ti interrompo, una cosa che non ho detto prima era questo, che loro con una riforma recente hanno introdotto l'utilizzo dei mezzi digitali anche nella scuola primaria, quindi questo ciclo di elementari che va dai 6 ai 15 anni loro utilizzano proprio in classe lo smartphone, che questo è diverso da noi, perché da noi forse alle medie iniziamo a usarlo, ma alle elementari no. Le elementari comunque hanno la lavagna. Sì, hanno la lì, però non hanno i loro device. Lei invece dice che proprio è nella riforma l'utilizzo dei device. Diciamo, cosa sviluppano in questo modo? Quindi la creatività, l'immaginazione e anche il divertimento. Quello che, vabbè, faccio vedere io adesso. Ah, ok, quindi quando si fa un racconto bisogna innanzitutto iniziare, appunto, a fare un progetto. Sicuramente la cosa importante, quindi il goal, è dire cosa voglio insegnare prima di tutto con quel racconto che voglio fare, a chi lo rivolgo, quindi a quale tipo di studenti, e come voglio farlo, insomma, come voglio raccontarlo. E ci hanno detto quindi che è importante non fare una lezione come si fa di solito, ma anche dire anche quello che sentiamo noi, cioè riguardo a una lezione, una spiegazione, cosa sentiamo riguardo a quello che vogliamo raccontare, cioè parlare anche dei nostri sentimenti riguardo a un racconto. Quindi con questa tecnica comunque si può raccontare qualsiasi cosa. Allora c'è anche una frase, una parola, una formula, un fatto, qualsiasi cosa io posso renderla come un racconto. E dicevo, appunto, di iniziare la storia, un racconto, sempre dicendo, magari, dicendo: una volta ho letto quel libro, cioè parlando in prima persona, dicendo: una volta io, infatti, iniziare la storia con: una volta ho letto una bellissima storia, oppure ho visto un bellissimo film, una volta mi è successo questo. E dicevano, appunto, che bisogna iniziare parlando anche col personale, cioè in prima persona, per raccontare qualcosa,
In questo racconto ovviamente bisogna poi dire la parte principale, cioè lo scopo, che cosa vogliamo dire con questo racconto. Infatti in quella giornata che ci ha fatto fare questo esercizio, ognuno ha inventato una storia dove diceva: una volta mi è successo questo, una volta ho visto un film, ma nel racconto doveva far trapelare qual era lo scopo che voleva insegnare a questi ragazzi. Insomma, ognuno di noi ha inventato una storia, tutti l'abbiamo poi raccontata e ci hanno fatto appunto vedere come, cioè comunque con un piccolo racconto già si può dire tante cose. E su qualsiasi cosa, una canzone, un libro, un'esperienza personale, un'esperienza di qualcun altro. E poi dicevano che alla fine del... ribadire il contenuto tre volte. Alla fine del racconto bisogna dirlo tre volte, in modo tale che l'informazione principale allora rimane. E soprattutto che poi la possono riutilizzare immediatamente. Se una cosa ci rimane subito impressa, la possiamo già riraccontare ad altre persone. E questo riprendo quello che ha detto lei prima, il video che abbiamo fatto. E appunto, come ha detto lei, cioè, l'abbiamo fatto veramente in pochissimo tempo. Io non credevo che ci volesse così poco tempo per un video. Loro ci hanno consegnato queste due fotocopie dove ci hanno detto: dovete raccontare la storia di Spalato creando un video, delle immagini. E ci hanno consegnato queste due fotocopie dove c'erano anche le descrizioni col QR code, cliccavamo, c'era scritto le informazioni della città e ci hanno diviso in gruppi e abbiamo poi creato questo video veramente in pochissimo tempo e poi l'abbiamo montato, come ha detto lei, senza che nessuno ci dicesse niente, insomma ci siamo autogestiti, quindi è anche bello, cioè se vogliamo farlo fare ai ragazzi è una cosa comunque carina che si può fare. E anche poi si sviluppano anche capacità di collaborazione, team building strategies, eccetera, eccetera. E poi sì, andiamo in video. Sì, che so, l'hai detto. Sì. Faccio vedere anche questo video primo, che mi ha fatto io Paolo. Fa un po' ridere, quindi. È diverso, eh? Eravamo un altro gruppo, quindi vabbè, era carino da vedere. Quindi. Welcome to Split. Now we are going to go inside. Come on. This is the first time I was in the square in the town. You can see the mausoleum of the Lucrezian Emperor. Now the church is up in front of the town. We've got very close to the square and a lot of cones. And you can see in the corner the only thing we have now in the past are very, very networks. Un'altra cosa che ci hanno insegnato è il QR code, che ormai si trova ovunque. Io
cioè lo vedo ovunque, ma non avrei mai pensato di saperlo fare un QR code, invece alla fine è facilissimo. E diciamo che quello è lo scopo, è appunto utilizzare, cioè incentivare gli alunni a utilizzare il cellulare appunto anche per fare qualcosa di costruttivo a scopo didattico, non solo per giocare, insomma. Quindi è un modo innovativo per affrontare magari qualche lezione, qualche argomento, e anche perché è una cosa immediata il QR code, poi vabbè, anche qui se poi vuoi letto qualcuno mi sente vedere come si fa, c'è un sito, non si scarica niente, un sito qui bisogna andare, c'è già un'impostazione dell'immagine, questa immagine si può anche cambiare di colore, si può fare quello che si vuole, insomma, fare un po' di renderla anche un po' più carina, mettere anche delle foto, un po' di immagini. Sì, sì. E poi all'interno è già collegato a un URL dove si mette il link di quello che voglio far vedere agli altri. E quindi qual è lo scopo? Allora, magari si può fare una ricerca ai ragazzi, con la nostra fantasia si può fare qualcosa, loro creano il QR code e poi magari, come abbiamo fatto noi la lezione, abbiamo fatto anche un gioco, una specie di caccia al tesoro, dove con questi QR code sparsi nell'aula in giro dovevamo prenderli, dovevamo fare anche lì una sorta di gara, poi leggere cosa c'era scritto e poi fare quello che c'era scritto, però quindi bisogna fare poi svolgere un compito. Giusto per proseguire il discorso che stava facendo prima Claudia riguardo allo storytelling, io vi ho provato a utilizzare lo storytelling che avevamo realizzato là durante le ore di lezione, le ore, un'ora in realtà, questo anche meno, ci hanno dato come tempo, giusto per capire come era possibile poi applicarlo alle superiori, perché come appunto dicevano anche le colleghe, c'era un approccio che andava molto verso la scuola primaria o comunque la secondaria di primo grado, però in effetti al di là di quello che si metteva come contenuti prevalentemente nel corso, variandoli, ampliandoli, scavando un po' in quelle che erano le varie materie, si possono arrivare ad avere delle nozioni utilissime anche per le scuole superiori, almeno secondo me. Io a distinto ho provato a mettere, quando mi hanno chiesto cosa ci hanno detto, provate a fare una breve storytelling, e allora, che era in inglese, il mio inglesaccio, ho provato ad inventare una storia. Allora c'era Besser Duke, il Duca Triste, e praticamente ho spiegato la pala Montefeltro che sta qui a Brera, la pala di Brera appunto, cercando di spiegare i contenuti non visibili direttamente attraverso una brevissima storia, perché il tempo era limitatissimo, l'inglese era limitatissimo. Ho provato a fare una brevissima storia per cercare di passare delle informazioni che poi ho ampliato adesso in questo caso anche con altre immagini. È semplicissima, guardate, è un racconto come se fosse una storia, come se fosse una piccola fiaba. Giocando con le immagini, poi nello stesso tempo banalmente, quasi scherzando, in realtà mostrare dei dettagli e far scoprire poco a poco i contenuti, perché qui mi ho raccontato di essere stato in un museo, come era vero d'altronde qualche giorno prima, di aver notato, in questo caso avevo raccontato un'altra classe, il perché della presenza di alcune figure particolari, dei santi penitenti, delle figure molto concentrate, triste, dell'assenza di una persona speculare all'altra, citando appunto questo fatto. Le facce tristi le vedete anche rappresentate lì, vedete, è organizzato esattamente come un libro da sfogliare. E poi raccontavo appunto che alla fine si vedeva che era mancata una persona, ovvero in questo caso la moglie di Federico di Montefeltro, ovvero Battista Sforza, lei ricordata da San Giovanni Battista appunto.
che è lì sul lato, che indica qualcosa che non c'è, in questo caso per me è in direzione della reale figura. I contenuti, per quanto riguarda anche quello che è stato il lavoro che mi mostrava prima Claudio e che l'ha mostrato ancora prima Marina, cioè di conoscenza del territorio, sono stati molto sviluppati, da loro ci tenevano, c'è un approccio anche turistico di conoscenza del territorio notevole, con anche alcune attività che erano facoltative. Noi poi ci siamo gestiti abbastanza in autonomia riguardo a quello, abbiamo visitato anche altri luoghi al di fuori di Spalato, anche in compagnia della serie di altre persone, ad esempio i portoghesi che sono venuti intanto con noi o anche altri. Per quanto riguarda Spalato, su cui mi sono concentrato, sono state fatte un paio d'ore o anche di più di visita guidata e hanno messo in luce soprattutto quello che è... mi va. Che vi accennavano anche prima loro, la costruzione sostanzialmente unitaria di Spalato legata al palazzo di Diocleziano, che vedete qua, che adesso ho messo in un'immagine ricostruita, addirittura con un porto per cui si accedeva da questo lato, l'acqua arrivava, cosa che non avviene adesso, una sorta di castrum che in realtà era anche un posto che ospitava soldati, dove Diocleziano si ritira nel suo pensionamento intorno al 300 dopo Cristo, come diceva anche prima Marina, vicino alla zona dove lui era nato, perché lui era lì della zona di Solona, che era la città che già esisteva e che poi viene turbata dai barbari, che poi si rifugiano nell'ex palazzo di Diocleziano qualche decennio più tardi. Qui vedete anche la ricostruzione vicino al porto. È interessante, c'è un legame con Milano, perché Diocleziano è quello che, creando la tetrarchia, crea Milano come capitale, per cui la fortuna di Milano antica è dovuta alla stessa persona che poi nel suo buon ritiro crea Spalato di fatto, che non deriva come nome dal palazzo, deriva da una pianta che si trovava là, da una ginestra, da un nome antico della ginestra, per molto tempo è stato pensato. Posso da qua? Sì. Eccolo qua, questa è una delle poche torri che è rimasta, delle mura, ma fondamentalmente poi la bellezza di Spalato che cos'è? Che tu hai delle parti antiche, come può capitare in alcune altre città, anche italiane, anche a Roma stessa, tra l'altro il livello qualitativo di alcuni dettagli è notevole, queste sono alcune delle porte che vi ho descritto, questa è la porta d'oro e l'altra è la porta est che vedete vicino al mausoleo. All'interno poi si costruisce nei secoli successivi la città, che ho voluto mettere alcune parti decorative molto belle. Essendo stata una costruzione da zero, voluta dall'imperatore, ci sono delle maestranze molto abili che arrivavano anche dalla parte orientale dell'impero. Ecco, questi siamo noi con la nostra guida che ci sta portando, in questo caso dalla Porta d'Oro, che era quella verso l'interno, il mare l'abbiamo di fronte, eccolo qua, verso l'interno della città, che è organizzato proprio con Cardo e Decumano, con il peristilio, come lo chiamano loro, che è questo, cioè non è un vero e proprio foro centrale, però di fatto ha quelle sembianze rispetto alla città romana. Qui si affaccia quello che Diocleziano vuole, ovvero, come accennavo anche prima dentro il video stesso, il mausoleo ottagonale dall'altra parte, il tempio che risulta di fronte dentro questa parte, la parte più importante del palazzo con il vestibolo, che è quella parte con la cupola aperta, una sorta di mini pantheon fondamentalmente. Qui vedete la città veneziana, che poi dalla metà del 400 i veneziani arrivano, la tengono fino a tutto il 1700, che viene costruita all'interno. Per cui qui io venivo bullizzato dalla guida, essendo l'unico italiano, mi diceva tu non fai l'imperatore, va su. Però era interessante perché si vedeva la parte verso il mare, quindi con una vista che era bellissima dall'altra parte del palazzo con il vestibolo, e nello stesso tempo tu dalla piazza arrivavi anche tramite il mare, cioè anticamente ovviamente le barche potevano entrare, e oggi sono rimaste le volte, le parti più importanti, antiche, più robuste, proprio lì sotto. Il mare poi si è allontanato un po' con tutta quell'area qua, con le palme che vedevate anche prima in alcune altre immagini. Questo è il vestibolo dove si intravede la torre della cattedrale, che per paradosso si trova proprio dove c'era il mausoleo di colui che aveva, tra gli altri imperatori, perseguitato di più cristiani, per cui come il cristianesimo arriva, portano fuori il suo corpo, lo gettano via e creano la piccola cattedrale ottagonale all'interno di quello spazio, aggiungono in età romanica un campanile.
Questo è ciò che resta del Tempio di Giove. Già vedevate, prima mi avete visto come Sfinge Rossa, no? Come mi ha chiamato lei. Quello era molto divertente. In realtà è proprio un gioco che si fa là. Cioè, Diocleziano pone molte sfingi, una ventina ce ne devono essere, ne sono rimaste alcune. Ad alcune in età paleocristiana, probabilmente anche per un aspetto religioso, vengono tolte molte teste, per cui si divertono veramente ad aggiungerla i turisti in questo luogo. Sono molto belli i dettagli decorativi, ad esempio il portale qui, e c'è una parte del colonnato almeno frontale che doveva esserci all'inizio, sono poche le parti rimaste. È granito? No, non è granito, è una pietra locale, però non penso sia granito, perché penso sia leggermente più molle, un po' più porosa rispetto al granito. E questa qua si tende a deteriorarsi abbastanza facilmente. Ecco, qui vi ho messo per esempio, questo è il sottogronda, bellissimo, molto classico, guardate queste decorazioni del tempio. E questa è la facciata del palazzo, si intravede ancora la finestra serliana, cioè più grande che era la metà, c'è ancora una torre e qui arrivava l'acqua e qui si poteva affacciare l'imperatore. Adesso ci sono dei locali, ovviamente la città è costruita all'interno, ci sono delle parti anche a giardino all'interno, che la vedete un po' più di lato, con la città più moderna che è cresciuta attorno. C'è anche un interessante museo archeologico, molto semplice nell'organizzazione, con anche un giardino ricco di opere scolpite, con una parte legata alla preistoria, la parte preromana, ma poi soprattutto la parte legata al III secolo, IV secolo in particolare, quando lì arrivano dei lavoratori molto importanti e tutta la corte imperiale. Ci sono dei manufatti sia in pietra sia in terracotta, delle parti molto legate ai soldati, all'idea di imperiale legata all'imperatore, alcuni mosaici, alcuni sarcofagi, alcune statue, in questo caso femminili, le ho raccolte, di divinità. Guardate questo panneggio, molto bello, mi piaceva farvelo vedere, è molto simile alle parti ellenistiche che si trovano più nella parte orientale dell'impero che in quelle occidentali, no? Tipo altare di Bergamo, quelle cose lì a Roma, invece sono più bombate, meno tagliate, niche di Samotracia, sono più a queste cose, per cui è proprio un ponte tra Occidente e Oriente, in questo caso la città, anche dal punto di vista storico. E questa è la parte bizantina, perché poi dopo una fase barbarica di distruzione in realtà entra stabilmente nell'impero bizantino prima dell'arrivo dei veneziani, più anticipato, perché ci sono anche dei reperti paleocristiani. Questa invece è la parte veneziana che va a coincidere con il nostro periodo gotico e rinascimentale. E qui vedete alcune tracce, potremmo essere una zona italiana, che questa qua è la piazza del mercato, dopo vi mostro altre immagini. Guardate questa torre, tipicamente sembra una stilizzazione del campanile di San Marco. Questo che vedete invece è realizzato da uno scultore molto famoso lì del secolo scorso, è il vescovo Gregorio del X secolo, una statua abbastanza potente, tutti gli toccano le dita dei piedi perché gli porta fortuna, poi gli si passa proprio lì davanti, l'avrete visto anche prima nel video. Lui è quello che ha slavizzato fondamentalmente la zona dal punto di vista linguistico, anche richiedendo che anche la liturgia venisse fatta in quella lingua, per cui l'ha spostata, diciamo, un po' più a oriente nel Medioevo, almeno dal punto di vista linguistico. Poi in realtà, confluendo nella Repubblica Veneziana, ritorna dal punto di vista economico nel 1400 più in un ambito vicino alla nostra penisola. Ecco, questa è la piazza del mercato. Guardate questo tipo di logge gotico, questi palazzi pienamente rinascimentali, richiamano proprio la vicinanza con Venezia. C'erano un sacco di mercanti anche da posti magari non tanto tanto vicini, tanto comodi. Questo era di Gubbio, per esempio, questo è Battista di Gubbio, aveva fatto un bellissimo palazzo in età medievale proprio nel centro, questo che mostrava prima anche Claudia, il suo cortile. Poi qua vedete altri resti. Il bello è proprio che sono queste costruzioni sovrapposte alla monumentalità dei blocchi romani che anche qua vedete. Questo è il porto, che se poi sono le parti più nuove, come avete visto anche da alcune immagini loro, c'è spesso qualche attività lì nella zona che fronteggia il porto, appena fuori dal vecchio palazzo imperiale, verso il mare, verso la baia,
che si trova lì. Tipo il mercato dei fiori che abbiamo incontrato noi, che era diurno e sia serale, come vedete. Poi alcuni elementi che rimandano all'Italia, questo è il teatro, molto vivace, c'erano alcune rappresentazioni, tra cui una di Giuseppe Verdi, che vedete incroato come un ballo in maschera, in questo caso, e fuori dal teatro c'è anche una scultura moderna che ha accolto anche le due professoresse del Molinari, e alcuni graffiti. La Croazia è anche la patria dell'arte naif del secolo scorso, per cui ogni tanto trovi anche alcuni elementi che rimandano anche al passato imperiale, loro ci tengono tantissimo anche dal punto di vista turistico. Dietro vedete tutta la catena montuosa, molto molto arida, che si trova e che isolava fondamentalmente Spalato e la lasciava molto vicina, molto comoda al mare, lasciando aree agricole dietro, che invece anche oggi ci dicevano in un caso un autista che ci ha portato in aeroporto, hanno delle caratteristiche economiche molto differenti, così come era nel passato. Poi la bellezza sta anche nelle isole che attornano la città stessa. Qui vedete per esempio la collina e qui vedete le spiagge.